una delle grandi classiche del calendario italiano, finale durissimo, oggi bisogna fare bene. Sì, dai, è un corso importante, abbiamo una buona squadra e vedremo durante le corse chi starà meglio della nostra squadra. Dai. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo. E pedalare sulla salita del San Luca tra due ali di folla sarà una grande emozione. Sì, esatto, è la prima volta che la faccio, mi ha già raccontato questa cosa, questo fatto e dai, sono molto emozionato per provare queste emozioni. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera. Altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Edoardo Tardini, qui non c'è solo in palio il Giro dell'Emilia, ma punti preziosissimi per la Coppa Italia. Sì, c'è in palio questa Coppa Italia, qui la squadra tiene tantissimo. E per fare punti bisogna portare tre corridori all'arrivo, nei primi posti. Quindi ce la metteremo tutta per quello e anche per provare a vincere la corsa. Io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada. Io e te. Oggi ogni piazzamento sarà importante e sarà vera lotta con la Bardiani. Sì, una bella lotta fino alla fine, fino a domani, perché siamo messi quasi con gli stessi punti sulla Coppa Italia, speriamo di vincerla, noi ci va forte e speriamo di vincere oggi. Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America. Yeah, it's a nice race. Questa è una corsa molto bella e oggi partiamo da un posto veramente incredibile. Nella mia squadra ci sono parecchi elementi in forma e oggi cercheremo di cogliere il risultato pieno. Altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Presidente, ieri un ricchissimo antipasto, ma oggi Bologna Fiera è davvero vestita a festa. Oggi siamo alla partenza e siamo ancora più emozionati, ma tutto è pronto grazie alla splendida organizzazione del Giro dell'Emilia. Vediamo tanta passione e noi che facciamo eventi troviamo che questo è veramente un evento straordinario. Si respira aria di sport, di impegno e soprattutto di grande amicizia. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Nicola Cafurini, oggi voi della Vega potrete cimentarvi in quella che è una delle classiche del calendario italiano. Qui vincono solo i grandi campioni. Sì, sicuramente un'altra grande opportunità che ci danno gli organizzatori. Queste corse di grande livello. Cercheremo di fare il meglio possibile, di metterci in mostra e di ripagare la loro fiducia. Io e te che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera. Io e te, io e te, io e te. Presidente, una delle grandi classiche del panorama italiano, questo è un fiore all'occhiello per la federazione. Ma sicuramente, un grande patrimonio del ciclismo internazionale, italiani in particolare. Adriano Amici ormai, così dice, davvero una bella realtà con continuità perché rappresenta più eventi in Italia. Essere ospitati della fiera, che è un'eccellenza nel mondo, sicuramente è prestigio per il ciclismo. Questo conferma che la bicicletta, che i suoi protagonisti sono sempre uno strumento straordinario di valorizzazione e promozione del territorio, e qui c'è anche da promuovere eccellenza e specificità locali in termini di agroalimentari e altre specializzazioni locali, per cui siamo felici di questo abbinamento. È bello vivere anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.